Siamo all'interno del laboratorio di disegno industriale, che è una delle sezioni, delle cinque sezioni del liceo artistico. Il liceo artistico ha all'incirca 400 studenti. All'interno di questo ambiente i ragazzi approfondiscono la progettazione e la realizzazione di oggetti d'uso legati chiaramente alla produzione industriale e alla produzione in serie. Il liceo artistico, e in particolare la nostra sezione, è particolarmente collegata al territorio. Nel tempo sono state fatte tantissime iniziative di collegamento con la città di Frosinone e collaborazione con il comune di Frosinone. Qui c'è un esempio di un progetto realizzato dalla nostra allieva Arianna Lazzari, che ha vinto una menzione in un concorso predisposto dall'URSP di Frosinone legato al merchandising museale. Quindi siamo partiti attraverso una ricerca che prendesse spunto da oggetti situati all'interno del museo, e poi abbiamo realizzato un gioiello chiaramente in questa fase virtuale, e poi successivamente verrà realizzato il prototipo attraverso la stampante 3D. Questa è un'esperienza che è stata fatta qualche anno fa di alternanza scuola-lavoro, e il tema era quello di trasporre tridimensionalmente un dipinto chiaramente bidimensionale. Il dipinto era una deposizione realizzata dall'artista Girolamo Troppa. Attraverso l'utilizzo di un software Cinema 4D abbiamo ricostruito il modello tridimensionale anatomico del Cristo e tutti i particolari, il panneggio, il volto della Madonna. È una sfida che noi abbiamo accolto e ha avuto un grande successo.